Calodi era un grandissimo gol. Numero, mamma che gol! Adesso prima giornata, School Cup Vittorini. Si sfidano Chalet Baku contro Stella Rossa Belgrado. Una sfida emozionante tra due fortissimi compagini. Compagini, siamo qui con l'organizzatore supremo, Sergio Stanziano. Vediamo come sono corretti questi bellissimi ragazzi. Tantissime brave persone. Guardate Chalet Baku, perché Baku? Solo Dio sa. Poi glielo chiederemo più là. Un saluto, ci vediamo dopo. Ciao. Un saluto da ciao, Sergio. Primo tempo tra Chalet Baku e Stella Rossa di Belgrado. È stato appena eliminato, è stato appena sotto un gol alla Stella Rossa di Belgrado. Punizione per la Stella Rossa. Pericolosissima posizione. Palla che colpisce il palo, ma non quello della porta. Quello. Palla Dagnese, Cocozza, prova a girarsi. Ma è bravissimo il difensore centrocampista della Stella Rossa a bloccare l'avanzata. Dagnese, il capitano, continua a salire. Passaggio che non si chiude. Miccio. Dagnese ancora il capitano. Sale, sale, gioco di gambe. Cocozza, Cocozza. Gol di Simone. Che giocatore. Grande azione di Paolo Cocozza. Ricordiamo il talento di Baku. La Stella Rossa si trova in svantaggio per una rete a zero, ma la partita è ancora lunga. Sepe, regista per l'esterno, che prova lo shock. Ma la riguarda Dagnese. C'è un chiede scusa. Chiede scusa a Stanziano. Ancora Dagnese che cerca un varco, allarga benissimo, palla di nuovo per lui, è lui il fulcro del gioco. Perde palla Simone Magri, velocissimo, cerca il numero, azione pericolosissima della Stella Rossa che con un'incornata sfiora il gol del pareggio. Abbiamo qui l'arbitro, davvero una bella persona, così autoritario. Dagnese vede il movimento di Conventi che si fa anticipare. La Stella Rossa con Magri ci prova, viene contrastato Califano Caparbio, va verso la porta, non sa più che fare, torna indietro. Davvero una bella azione. Aspetta, Antonio Conventi che scarica dietro su Emanuele Dagnese. Emanuele che si porta la palla al lato, tiro strozzato, il difensore tutto male, tiro, portiere un po' incerto ma riesce ad agguantare il pallone e a far sua la sfera. Invio del portiere, alla bella attaccante la Stella Rossa. Miccio ci prova Caparbio, ma il portiere non sbaglia il tempo, noioso. Ecco Dagnese, guardatelo, bravissimo Magri a tenere la posizione. Sepe per Magri, c'ha spazio, no, prova una giocata molto difficile e non si concretizza. Davvero non si sa come possa finire questa apertissima partita. Bellissimo! Prova lo stacco di testa. Oh.
la partita è uno stato confusione un po' molto equilibrata. Dagnese prova il tiro, continua, sembra essere in vantaggio, ma il difensore Dagnese sbaglia tutto e regala palla al difensore della Stella Rossa. Dagnese in mezzo per Conventi che si gira e la palla si impenna. Peccato, l'azione era stata bellissima. Chiudiamo il collegamento, un saluto da Simone, ci vediamo all'intervallo, ciao amici. Bentornati per il secondo tempo di FC Chalet Baku contro Stella Rossa di Belgrado. Risultato di 3-2 per Chalet Baku. Partita combattutissima. Due bellissime squadre che si affrontano a viso aperto. Finfildi, questa velocità. Scatta, si va a chiudere, passa al centro, bellissimo, bellissimo il tiro di Alessandro Cioce, il centrale della squadra capitanata da Emanuele Dagnese. E proprio quest'ultimo citato esce e fa spazio Antonio Conventi. Si aspetta nel frattempo il cambio della Stella Rossa di Belgrado, anzi di Chalet Baku, scusate, per far sì che il portiere possa battere questa rimessa dal fondo. Infildi con la testa sopra questo proprio pallone, Califano probabilmente con un fallo prova a slaricare la palla dai piedi di Carlo Murino. Abdullahi per Magri che si muove benissimo, fallo su Magri per Abdullahi che ci prova, chiude tutto Emanuele Dagnese, capitano. Infine prova a recuperare questo pallone ma è impossibilitato dalla velocità di quest'ultimo. Pinfildi viene chiuso, che peccato, un'azione che poteva portare al gol. Pinfildi riesce a scattare un giocatore con un rimpallo, riesce quasi a vincere il secondo ma ne esce vincitore il difensore della Stella Rossa. Rimessa laterale, palla per Sasi, Salvatore Sepe, Magri con la punta prova, ma il pallone è troppo veloce e non prende per non stare in balzo e finisce fuori. Palla per Califano che cerca di stoppare Salvatore Sepe, perde il pallone su Pinfildi, riesce a recuperarlo cavalliamente. Tutto questo va ricordato il grandissimo lavoro di Marcello Califano in fase di non possesso, in fase di pressing. Battuto questo calcio di inizio Simone Miccio per Simone Magri, i due Simone, i due fantasisti. Magri cavalbiamente in mezzo, di nuovo Magri, purtroppo non riesce ad agguantare la sfera. Cavalbio Miccio se ne va, palla deviata, grazie che poteva portare al gol del pareggio e la rossa di Belgrado, che comunque sia comunque risultato tenendo un bel gioco e sta mettendo in forza un grandissimo carattere. E lui che è l'ultimo a toccare, rimessa laterale per Chalet Baku, stoppava Infildi di fronte, si gira, passa per Califano di tacco per Pinfildi, che è un gioco di piedi, un gioco di gambe. Pinfildi prova il tiro ribattuto, palla che riesce a prendere con un gran gioco Simone Miccio, che passa a Magri, Magri si gira, Magri perde il pallone, Emanuele Dagnese rincorre il pallone ma Carlo Murino riesce a staricare la palla. Che cosa succede? Ancora Magri. Partita bellissima, combattusissima, veramente due belle squadre, davvero un bel gioco, stanno esprimendo davvero un bel gioco. Allora Murino sbaglia lo stop a Simone Magri, riesce a recuperare il pallone, velocissimo Simone Miccio per Magri, Magri viene contrastato quasi a sandwich tra due difensori dello Chalet.
l'ultima azione, poi chiuderemo il collegamento. Corner, palla fuori di Agnese, chiudiamo il collegamento. Un saluto da Simone e dalla staff di Singapore.